Esercizio numero 1 sui corpi rigidi. Batticulo, due bambini da 20-30 kg. Il primo a mezzo metro, il secondo a 3 metri dal fulcro, uno a sinistra e uno a destra. Bisogna dimostrare che in queste condizioni il batticulo non è in equilibrio e bisogna stabilire dove va posto il terzo bambino da 25 kg, se a destra o a sinistra del fulcro e precisamente a quale distanza. Il batticulo pesa 30 kg. Dopo vediamo che succede se spostiamo il fulcro dal centro, quindi in posizione asimmetrica. Svolgimento: questo è il batticulo e il fulcro all'inizio sta esattamente nel centro dove si trova il baricentro o centro di massa del batticulo, G. Quindi O coincide con G. In G è applicata anche la forza di gravità, la forza peso dell'asta, 30 kg peso. Ricordiamo che 30 kg è la misura della massa. Se noi vogliamo il peso, dobbiamo moltiplicare per l'accelerazione di gravità G, cioè per 9,8 metri al secondo quadrato. Però per far prima possiamo semplicemente aggiungere questa P e scrivere 30 kg peso, perché il chilogrammo peso ricordiamo che è un'unità di misura di forza. Dunque riassumendo, 30 kg è la massa dell'asta, 30 kg peso è il peso dell'asta e 1 kg peso corrisponde a 9,8 newton. Questo è il bambino di sinistra, mezzo metro di distanza dal fulcro, 20 kg peso. Bambino di destra, 3 metri di distanza dal fulcro, 30 kg peso. Ricordiamo che in tutto le forze sono 4, qui ne vediamo soltanto 3, la quarta è la forza vincolare applicata nel fulcro. Queste sono le 4 forze, ciascuna di loro fa il suo momento torcente, quindi abbiamo anche 4 momenti torcenti, di cui però uno è sempre nullo, è il momento torcente della forza vincolare e sappiamo che è sempre nullo perché la forza vincolare è sempre applicata nel fulcro e quindi il suo braccio è zero. In questo esercizio è zero anche il momento torcente della forza di gravità mg, perché anche la forza di gravità è applicata nel fulcro, in quanto il baricentro coincide con il fulcro in questo caso particolare, dopo non sarà più così. Ricordiamo anche che un corpo rigido, in questo caso il batticulo, quest'asta, si trova in equilibrio se sono soddisfatte due condizioni. La forza totale deve essere zero e questo assicura che non trasla il corpo rigido e che il momento torcente totale è zero anche lui e questo assicura che il corpo rigido non ruota attorno al fulcro. Ora dobbiamo dimostrare che questo batticulo ruota finché non mettiamo il terzo bambino. Cioè, con questi due bambini soli, A e B, disposti in queste posizioni, il batticulo dobbiamo dimostrare che ruota. Per dimostrarlo, non dobbiamo guardare tanto le forze, quanto i loro momenti torcenti. Perché, come abbiamo appena detto, la rotazione è determinata non dalle forze, ma dai momenti torcenti. Quindi calcoliamo il momento torcente della forza A, forza per braccio. La forza è 20 kg peso, il braccio è mezzo metro e quindi fa 10 kg peso per metro. Siccome la forza A tende a far ruotare, vorrebbe far ruotare il batticulo in senso antiorario, il suo momento torcente esce dal foglio. Ora calcoliamo il momento torcente della forza B, 30 kg peso per 3 metri fa 90 kg peso per metro. Ci possiamo mettere il segno negativo perché questo momento torcente tende a far ruotare l'asta in senso orario e per convenzione i momenti torcenti che fanno ruotare in senso orario e quindi che entrano nel foglio vanno indicati con il segno negativo. Altri momenti torcenti da calcolare non ce ne stanno perché ricordiamo che il momento torcente della forza vincolare è sempre 0 e il momento torcente della forza peso, come detto prima, è 0 perché la forza peso è applicata in questo caso particolare nel fulcro. Quindi il confronto va fatto fra questi due momenti torcenti e si vede che è più forte il momento torcente di B. 90 è maggiore di 10. Del resto è anche logico perché il bambino B è più pesante di A e inoltre è più lontano dal fulcro, quindi c'è un braccio maggiore. Quindi forza maggiore e braccio maggiore è ovvio che questo momento torcente è superiore a quest'altro. Perciò il momento torcente totale è la differenza fra questi due momenti torcenti o la somma algebrica 10 meno 90. O la differenza nel senso che avendo i due momenti torcenti versi opposti, questo entra, questo esce, per sommarli in pratica bisogna fare la differenza. E comunque questo valore è meno 80 kg peso per metro.
Dunque il batticullo ruota in senso orario perché questo momento torcente è più forte di quest'altro. Siccome ruota in senso orario, il terzo bambino da 25 kg va messo a sinistra del fulcro. La domanda è in quale posizione precisa, cioè qual è il suo braccio rispetto al fulcro BC. Allora ricordiamo che l'asta è in equilibrio quando il momento torcente totale è 0, cioè i momenti torcenti si annullano tra di loro. Siccome questo era meno 90 e questo era più 10, evidentemente il momento torcente della forza C deve essere 80 kg peso per metro, così che 80 e 10 insieme fanno 90, la loro somma fa 90 kg peso per metro, e questi due messi insieme quindi equilibrano perfettamente il momento torcente di B, in modo da rendere 0 il momento torcente totale. Ribadiamo ancora una volta che per non far ruotare un corpo rigido non bisogna guardare le forze, ma i momenti torcenti. Non sono le forze che devono annullarsi tra loro, ma il momento torcente. I momenti torcenti si devono equilibrare tra loro. Quindi sappiamo che C deve fare un momento torcente di 80 kg peso per metro, ma sappiamo anche che il momento torcente si calcola forza per braccio. E il braccio di C è la nostra incognita. Facendo la formula inversa, il braccio è il momento torcente diviso la forza, 80 kg peso per metro è il momento torcente, la forza sappiamo che era la forza di C, 25 kg peso, si semplifica kg peso, vengono 3,20 metri. Quindi ecco, questo è il braccio di C. Il bambino C va messo a 3,20 m dal fulcro. Anche se non è espressamente richiesto dal problema, calcoliamo e disegniamo la forza vincolare. Sappiamo che la forza vincolare è quella forza che assicura che la forza totale sia 0, quindi è quella forza che annulla tutte le altre. Siccome le altre sono tutte rivolte verso il basso, e in particolare 25 kg il bambino C, 20 kg peso A, 30 kg peso B e c'è anche il peso dell'asta da 30 kg peso, allora la forza vincolare deve equilibrare tutte queste 30, 30, 20, 25, 105 kg peso verso l'alto. Questa è la forza che fa il sostegno che tiene il batticulo, quindi il fulcro, il vincolo.